Cari amici, ben ritrovati. Questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa di oggi. In studio Rosario Moreno. Donald Trump e Melania positivi al coronavirus, dicono iniziamo subito le cure. Cancellata tappa elettorale in Florida. La coppia presidenziale è stata sottoposta al tampone dopo che mercoledì la consigliera della Casa Bianca Hope Hicks è risultata positiva a bordo dell'Air Force One. ABC comunica che ha sintomi e sta male. Negativo il segretario di Stato Mike Pompeo. Perché il Sussidistan è il paese della Confindustria? Da oggi, da inizio pandemia appunto, ha avuto 50 miliardi di aiuti. Soccorso agli industriali e memoria corta, quindi più di 50 miliardi. Bonomi attacca l'accesso di sussidi, ma nella crisi per il Covid dalle imprese è finita oltre la metà degli aiuti e neanche prima andava così male. I pugni, colpi in aria e la pistola strappata di mano, così è stato aggredito l'ex avvocato di Berlusconi. È il movente e oscuro per ora. Per l'aggressione all'ex parlamentare di Forza Italia, la polizia ha arrestato Luca Zanon, 48 anni, trentino di Predazzo, e la sua compagna Silvia Maran, 47 anni, commercialista padovana. Entrambi sono ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, ma perché il legale è stato aggredito? Non per ragioni politiche, neppure professionali, lo ha spiegato l'avvocato Niccolò Ghedini, collega di studio parlamentare e pure difensore di Berlusconi. Ha detto: posso affermare che l'avvocato Longo non conosceva i suoi aggressori. Fondi Lega e PM indagano su operazioni per 29 milioni, la Procura di Milano indaga su operazioni finanziarie sospette per 29 milioni, dove il nome di Alberto Di Rubba, commercialista vicino alla Lega, arrestato nell'ambito dell'inchiesta su presunti fondi neri del Carroccio a partire dal caso Lombardia Film Commission, ricorre spesso, come quello dell'imprenditore bergamasco Marzio Carrara, leader a livello europeo nel settore tipografico. Corruzione, ha arrestato l'ex direttore del cimitero dei Rotoli a Palermo, mazzette da 800 euro in cambio di loculi. I carabinieri, dopo aver constatato il degrado in cui versava il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, al cui interno le salme prima della sepoltura rimanevano in giacenza per diversi mesi, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Cosimo De Roberto, accusato di corruzione e concussione. Civitavecchia non l'invita a una festa, un 28enne è stato picchiato fino a perdere un occhio, 3 gli arresti. L'episodio risale al 20 luglio, quando la vittima presenta denuncia ai carabinieri della stazione di Ladispoli, riferendo di essere stato picchiato la sera precedente per futili motivi. La vittima era in compagnia della fidanzata, la quale è stato impedito di prestare soccorso dalla sorella dei due aggressori. Belen Rodriguez si racconta in esclusiva: con Stefano era giusto provare, ora non sono single. Maria mi ha insegnato tanto. Una cosa per cui soffro ancora, dice, è il revenge porn. Dal tentativo di rimettere insieme la sua famiglia, a sua essere mamma, fino alle TV, qualcuno che le fanno una proposta indecente, appunto, e le sue risposte a chi l'ha attaccata, come Paola Ferrari e Roberto Cavalli. Il suo pensiero su Chiara Ferragni, insomma, tutto quello che le riserverà il futuro. Insomma, una Belen così non l'avete mai letto. Trovate tutto quanto sul fattoquotidiano.it. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.